Quest'Italia è già arrivata molto in alto perché abbiamo raccolto un'eredità abbastanza pesante e devo dire che il momento più difficile è stato il momento della qualificazione, perché bisognava scalare una montagna dove solo 8 squadre potevano arrivare in vetta e lì ci siamo arrivati. Arrivati in vetta abbiamo visto che c'era ancora un picco da scalare, molto difficile tecnicamente per la vicinanza tra una gara e l'altra. I ragazzi erano molto stanchi, ma anche oggi hanno dimostrato che la testa molte volte supera i muscoli. Credo che loro sono molto molto contenti, in primis perché hanno imparato una grande lezione in queste due gare, che lo spirito di squadra va a sopperire alcune magari carenze individuali, e questo si è visto in questi due giorni. Tu che di imprese ne hai vissute tante, quella delle qualificazioni era stata già una di queste, la rimonta clamorosa che ci ha permesso di entrare in finale. Ciononostante la squadra si è ripresentata in finale non appagata e è riuscita addirittura a migliorarsi. È stato un lavoro psicologico, innanzitutto è quello di credere nei ragazzi, perché ai ragazzi bisogna fargli sentire che i tecnici ci credono e ci credono veramente, e questo fa sì che loro possano dare quel qualcosa in più rispetto ai loro standard. E in più è chiaro, la tensione di una gara la si può trasformare o in un disastro oppure anche quella in un valore aggiunto che permette di tirare fuori le energie insperate. Infatti si sono visti molti abbracci in campo gara, anche tra ginnasti e allenatori, ginnasti fra loro, e questo aspetto emotivo anche sta alla base delle imprese dell'Italia. Esatto, questo è, come hai detto bene, è sempre stato alla base dei nostri successi, essere davvero in campo un'unica famiglia, e quindi questo ha portato, e spero che rimarrà di patrimonio a questi ragazzi per il futuro, porterà sicuramente altre gioie. Fra qualificazioni finali 36 esercizi, diciamo un errore e mezzo, quello al cavallo di Edalli e forse la prima diagonale oggi sporcata da Enrico, e anche questo è un esempio di affidabilità della squadra. Su questo abbiamo puntato, sapendo di essere leggermente inferiori come tasso tecnico rispetto ad altre nazioni. Oggi abbiamo anche rischiato il colpaccio in virtù di questo, perché la Francia era davvero lì a molto molto poco, però credo che come noi nessuno ha sbagliato così poco, credo che se ci fosse una classifica per chi ha sbagliato meno saremmo campioni d'Europa. Andando adesso un attimo alla ginnasta che hai cresciuto, Enrico Pozzo, è veramente infinito, nel senso è arrivato al cavallo con maniglie anche oggi, e dopo aver fatto uno sforzo enorme in qualifica, però davvero una tempra da giovanotto. E oltretutto oggi si era deciso di fargli fare anche parallele per scaricare un po' Paolo Principi, perché aveva già fatto 6 attrezzi il giorno prima e finivamo agli anelli, quindi anche come strategia di squadra. Enrico è stato infinito, ma al di là dell'infinito nel come ha affrontato gli esercizi, credo che abbia trasferito quello spirito di squadra che una volta c'era e che forse si era un pochettino perso. Andrea, quest'Italia ci sarebbe stata bene a Rio de Janeiro? Ci sono stati sicuramente dei periodi bui, l'importante era uscirne da questi periodi. Credo che abbiamo dimostrato all'Europa, ma non solo, perché in queste occasioni ci sono presenti anche gente del Giappone, della Cina, che viene a vedere queste competizioni, e quindi credo che questo sia sicuramente un punto di partenza per una nuova era, per cercare di ricreare quei successi che hanno distinto sempre la nostra federazione.